Don Andrea Giordano, che data rappresenta per lei, per la sua famiglia, il 1º maggio? Il 1º maggio ricorda proprio il passaggio di mia moglie da questa terra al cielo, come voleva dire a lei, come ha voluto che fosse scritto quando è mancata, ha voluto che fosse pubblicato un piccolo trafiletto su Biellese, sui giornali locali, Biellese Eco al tempo, in cui c'era scritto: Nasce al cielo, è nata al cielo Anna Martina Bott, e basta. Era il 1999. Era il 1999. È da quell'evento che nacque l'idea di diventare sacerdote, o c'era già un rapporto con la fede prima? C'era un rapporto con la fede prima che era cominciata 5 anni prima, quando mia moglie si è ammalata. Veramente il primo avvicinamento grande, è stato con la nascita del nostro primo figlio di Nicolò. Noi, poi tra l'altro, per dire, io ero chierichetto in Duomo, cioè una vita di Una vita di fede, una vita di parrocchia, parrocchia, di sì. fede. E come hanno vissuto Sì. i suoi figli la scelta di diventare Ma sacerdote? loro hanno fatto questa battuta. Sono due battute che secondo me sono belle. La prima è stata quella, appunto, quando il vescovo li ha chiamati per chiedergli così, cosa ne pensavano di questa mia decisione. Loro hanno poi risposto che, beh, da una parte scherzosamente, che a casa nostra ci sono sempre stati preti, quindi averne uno in più non cambiava poi granché. Però invece l'altra risposta, che secondo me è stata importante, per dire anche per me gratificante, gli hanno detto che io avevo sempre rispettato le loro scelte e che quindi rispettavano le mie, l'importante è che io fossi, che rimanessi fedele. Ho letto diverse sue interviste, è un prete, ci tiene all'abito talare. Se io lo porto perché, beh, intanto il codice di rito canonico lo prescrive, no? Poi ci sarebbe la scorciatoia del clergyman, però io la giacca e la cravatta l'ho portata da geometra e adesso porto l'abito. L'abito, diciamo Lei è ancora geometra, che io perché lei ha lo sono. studio, quindi lei è padre, Sì, geometra, geometra e sacerdote. sacerdote. Le Sì, giornate sì. sono di 24 ore anche per lei, o ha Sì, una no, delega speciale da qualcuno? no, no, 24 ore.24 Cioè, no, ore. niente. E Poi qual è la ricetta? Come si fa? si fa tutto male. Si fa tutto male perché poi alla fine sei in ritardo sempre su tutto, eccetera, eccetera. No, beh, gli orari delle messe per fortuna no. Quanto è difficile fare il sacerdote in una parrocchia oggi? Fare il parroco è un impegno gravoso perché Non solo dal punto di vista spirituale, no, no, immagino. no, occupa la giornata. Noi devo dire che non siamo più la nostra generazione, non è più la generazione dei parroci e dei vecchi parroci che vengono sostituiti adesso degli 80, che hanno passato una vita proprio in parrocchia, no? Avere dei Giornata figli, di. una famiglia l'aiuta nel rapporto con i fedeli? Secondo lei è un tema di complesso, non lo voglio banalizzare, ma. No, 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 c'è da dire che effettivamente forse capiamo molto di più determinati aspetti, no, della vita un po', cioè, coniugale, della vita familiare. Questo è chiaro che abbiamo, cioè, sono abbastanza avvantaggiato su questo, no, perché sono esperienze dirette, no? Così anche come il lavoro, no? In età Cioè, adulta anche, perché lei è si diventato sacerdote in età comprendono adulta. Le determinate dinamiche. piace Papa Francesco? Papa Francesco sì, mi piace, ecco, mi piace definirlo un argentino e un gesuita, perché lui è un argentino e un gesuita e quindi si porta dietro quella cultura lì. Lei ha un blog con migliaia di visite, migliaia No, di no, un persone che blog no, è un leggono. È un sito, il sito, mio è è un un sito, è un sito, sito. è un L sito. le letto in tutto il mondo. No. Con Vabbè, tanti sì, contatti in tutto il mondo, perché contatti ne ha no? Ne ha abbastanza, sì, abbastanza. è vero, perché adesso sono attestato sui 20.000 ingressi È giornalieri, una per cifra enorme, io lo questo. posso assicurarla. Io lo penso Io non me sicuro. ne rendo Sì, che conto. tesi porta all'interno del Ma suo il servizio? È titolo nel che è titolo, è molto Pietro chiaro. è Chiesa Chiesa Controcorrente. controcorrente. Qual è la chiesa controcorrente di Don Andrea No, vabbè, Giordano? la Chiesa Controcorrente non è di Don Andrea Giordano, la Chiesa Controcorrente è Chiesa Controcorrente, cioè la Chiesa è controcorrente. Controcorrente. In una società come oggi. Mi permetto di concludere, è più complesso essere un sacerdote, un padre o un uomo nel terzo millennio? Ma secondo me non c'è una complessità, no? Cioè, per dire, se vediamo proprio queste, se vediamo la vita con gli occhi della fede,
non c'è complessità, cioè è bello essere padre, è bello essere sacerdote, è bello essere un uomo che affronta il terzo millennio con tutte quelle che sono Le sfide della vita. le sfide della vita che O le capitano. piace Biella? Sì, Com'è Biella. cambiata negli ultimi 25 anni? È cambiata tanto, cioè, l'abbiamo cioè, secondo me è degradata, è proprio Degradata. degradata. È solo un problema Sì, economico o penso. è anche un problema culturale, sociale? È un problema politico, non c'è da Politico. parte della politica la volontà cioè questo è un trampolino di lancio di gente che viene e poi se ne vuole andare, cioè, fanno niente, non hanno mai fatto più, non hanno fatto niente, cioè via Italia da vedere, Certo, no? certo, Cioè, è una certo. pattumiera via Italia. Sì. Cioè, O un deserto o una esatto, sì. E pattumiera. quindi è un po' all'abbandono. Io infatti sono contro a questo andazzo anche politico del dire che i ragazzi devono andare via, eccetera, eccetera. Noi abbiamo il diritto di vivere nella nostra terra e di fare della nostra terra un La battaglia è qui, giardino. bisogna difenderla qui, insomma, Certo, certo. certo. Poi uno se vuole andare da un'altra parte è giusto che vada, ma qua devono essere create le opportunità perché i ragazzi restino qua, perché queste sono le nostre radici. Guai se mettiamo in discussione anche questo, allora abbiamo Abbiamo finito, no? Abbiamo finito, è finito. Cioè chiaro. siamo Noi ringraziamo Don Andrea Giordano, Paolo Labua, Iaro di Biella.